ultimissime sul Napoli, le condizioni di Bakayoko e l'inoltro del ricorso in corte sportiva d'appello. Rieccoci in studio. Fischio d'inizio. Passaggio, tiro. In testa, come sempre, linee aperte, microfoni accesi, via! Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Marte Sport Live, voce dei protagonisti. Dopo i 60 minuti di voce di popolo, prosegue dunque la saga di Radio Marte legata allo sport e al calcio nel pomeriggio dalle 12 alle 14, sempre in vostra compagnia, dal popolo ai protagonisti. Non la smettiamo mai, parleremo ovviamente della Napoli, oggi pausa per quanto riguarda l'allenamento dopo la vittoria di ieri con il Benevento, cercheremo di capire come sta Bakayoko, non dovrebbe essere nulla di grave a 3 giorni dal match già decisivo con la Real Sociedad in Europa League in Spagna, a San Sebastian, in programma giovedì sera alle 21. Ieri in gol i fratelli Insigne, non succedeva da 71 anni che due fratelli in Serie A si affrontassero e andassero in gol tutti e due, l'ultima volta nel 1949 in un Inter-Lazio, i fratelli erano i fratelli Nayers che andarono in gol, uno con l'Inter, l'altro con la Lazio. Vi chiediamo anche di iscriverci, visto che Insigne visto ieri rientrerà in squadra stabilmente nel Napoli, a sinistra. A destra vedete più a questo punto Politano, che è in gran forma, oppure Lozano? Politano o Lozano, già dalla partita con la Real Sociedad? 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Andiamo subito dal collega giornalista di grandissima esperienza, nonché stimato da tutti noi, Maurizio Pistocchi da News Mediaset. Maurizio, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Maurizio. Beh, ti chiedo della classifica innanzitutto, perché tu hai postato attraverso un tweet un concetto legato alla classifica e alla Juventus. La Juventus che ha 9 punti, ma senza i 3 a tavolino vinti col Napoli ne avrebbe 6. Poi hai fatto riferimento a Sarri, l'anno scorso Sarri ne aveva 13 e la Juve era criticata, oggi di Pirlo non si dice praticamente nulla. Ecco, questa è la situazione. Ma è la Juventus. Questo dimostra il fatto che verso gli ex giocatori ci sono molte più cautele nell'esprimere giudizi che non verso chi nasce dal niente ed è arrivato in cima. Il calcio è una casta nella quale chi ne ha fatto parte vuole continuare a farne parte a tutti gli effetti. Basta vedere i tanti ex giocatori che riempiono le trasmissioni televisive, a volte senza dire niente di interessante e senza essere costruttivi per il movimento. Io credo che dare giudizio su un allenatore in avvio di stagione sia sbagliato, però faccio notare che l'anno scorso si faceva anche in maniera pesante, nonostante dopo 5 giornate Sarri avesse 13 punti, fosse a meno 2 dall'Inter capolista e avesse già espresso un buon calcio anche in Champions League, perché ricordiamo il pareggio per 2-2 sul campo dell'Atletico Madrid, ma anche la vittoria sul Napoli e poi alla settima grande vittoria a San Siro contro l'Inter. Quindi è ovvio che quando si fanno delle valutazioni bisogna sempre aspettare, no? Io non voglio essere critico nei confronti di Pirlo, però ieri ho visto una squadra che ha sofferto per un'ora, poi quando ha cominciato a giocare individualmente mettendo dentro tutti i giocatori di qualità ha fatto una mezz'ora finale di grandissimo calcio. Allora io mi chiedo le potenzialità di questa squadra, sto parlando della Juventus, sono elevatissime, però ancora non ha un'organizzazione di gioco accettabile e per dargliela Pirlo dovrà lavorare, ma soprattutto fare delle scelte scomode. Perché ci sono dei giocatori che non possono giocare tutti e quindi ci sono dei giocatori anche importanti che rischiano di stare fuori e questo non so se piacerà all'ambiente.
e soprattutto ai giocatori che resteranno fuori, ovviamente. Esatto. Caro Maurizio, restando sulla classifica, il Milan a 12 punti oggi gioca con la Roma, una partita in meno, ed è primo in classifica. Il Napoli segue a 11 con il Sassuolo, ma il Napoli ha un punto di penalizzazione che potrebbe riguadagnare dopo il secondo grado di giudizio già in Corte Sportiva d'Appello. Peraltro in queste ore il Napoli sta per depositare il ricorso, con tutti i motivi ovviamente del ricorso in Corte Sportiva d'Appello. È cambiata la gerarchia della Serie A? Lo possiamo già dire dopo 5 giornate di campionato? No, non lo possiamo già dire perché è troppo presto, è stata una stagione che è cominciata praticamente senza preparazione estiva, con un campionato che era appena finito. Ci sono un sacco di fattori che hanno influenzato questo inizio di campionato. Certo, possiamo dare delle valutazioni sulle cose che abbiamo visto in questi inizi di torneo. Milan primo è una novità, non succedeva dal 2011 da un certo punto di vista mi stupisce, perché la qualità del gioco espresso non è stata entusiasmante, eccezione fatta per qualche partita, no? Se pensiamo anche per esempio alle partite di Europa League, la qualificazione molto fortunata, no? In Europa League, ai calci di rigore, tutto quello che abbiamo visto in questo periodo, anche lo stesso derby è stata una partita in cui il Milan ha giocato una discreta partita, però aveva anche subito tante palle gol. Però una squadra che sta trovando nei risultati e nel gruppo la sua forza. Non gioca un calcio entusiasmante, però ha Ibra che la trascina anche tecnicamente, e attorno a lui sono migliorati parecchio tanti giocatori. Basti pensare a Çalhanoğlu, tornato a fare il trequartista, Rebic, Selmeker, Castiglieco, Chessy, insomma una squadra che è cresciuta. Dietro il Milan però secondo me non è potenzialmente all'altezza di Juventus, Inter e Napoli. Vedremo stasera può essere già uno snodo abbastanza convincente, perché se il Milan dovesse vincere stasera, beh, andrebbe a più 6 sulla Juve, sono già 6 punti, sono già molti, no? Che potrebbero essere anche di più, perché ripetiamo, se il Napoli dovesse in ballo il discorso di Juve-Napoli. Senti, Io dico, ho visto anche un'ottima Inter a Genova, anche un'ottima Inter a Genova che ha però a mio modo di vedere un problema, gioca un calcio molto schematico, c'è poco spazio all'inventiva, alla qualità. Però è una squadra molto solida, molto forte, e mi è piaciuto anche Napoli a Benevento, nonostante in alcuni momenti la partita abbia sofferto. Però come abbiamo già detto dall'inizio, le scelte di Gattuso quest'anno saranno tali per cui ci saranno delle partite inevitabilmente di sofferenza, ma è proprio attraverso la vittoria in partite come quella di Benevento che si valuta le potenzialità di una squadra. Secondo me il Napoli quest'anno ha tutto per lottare per il titolo. Maurizio, l'ultima te la faccio su Napoli-Sassuolo, che è la partita che si giocherà domenica prossima. C'è Real Sociedad-Napoli di Europa League giovedì alle 21, poi alle 18 domenica prossima al San Paolo. Napoli e Sassuolo che sono in questo momento le due squadre appaiate a 11 punti al secondo posto della classifica. E dando un'occhiata ai 5 campionati europei, Napoli e Sassuolo insieme all'Atalanta sono, dopo il Bayern di Monaco, le squadre più prolifiche d'Europa, cioè quelle che hanno segnato in campionato il maggior numero di gol rispetto alle partite giocate. Questo che significa? Che il campionato italiano sta diventando un campionato, un calcio champagne? È cambiato qualcosa? Si gioca di più, si difende di meno? Come possiamo interpretare il fatto che 3 squadre tra le prime 4 in Europa siano italiane per gol segnati? Beh, sicuramente alcuni allenatori hanno portato un'idea di calcio più offensiva, Gasperini, lo stesso De Zerbi, Gattuso quest'anno. In più la qualità media dei difensori del nostro campionato non è tanto elevata. Credo che quello che conta sia l'equilibrio, segnare molti gol va bene, ma bisogna anche subirne meno rispetto a quello che subisce per esempio il Sassuolo. Io credo che quella con Sassuolo sarà una partita molto interessante, perché Sassuolo è una squadra che gioca un calcio spregiudicato,
verranno a Napoli per fare la partita. Sanno che se giocano per difendersi non hanno possibilità, invece se giocano solo per, soprattutto per attaccare possono mettere in crisi chiunque. Bisogna vedere Napoli, che Napoli sarà, soprattutto se ritroverà Bakayoko oppure no, perché Bakayoko è un giocatore molto importante per Gattuso. E allora lo sapremo tra pochissimo. Nel frattempo salutiamo e ringraziamo da News Mediaset Maurizio Pistocchi, grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro. Ciao. Grazie a Maurizio Pistocchi. Tra pochissimo Pasquale Tina con le ultimissime, e riusciremo a sapere anche quali sono le condizioni di Bakayoko, che ieri è uscito dal campo po' sofferente alla coscia. Vedremo e sapremo come sta il giocatore a 3 giorni da Real Sociedad Napoli. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in studio per Marte Sport Live, voce ai protagonisti. Sono le 13:21 minuti primi. Gianluca Gifuni al microfono, c'è Mario Palligiano in regia. Vi abbiamo chiesto, visto il rientro di Insigne con Mertens alle spalle di Osimhen a destra nel Napoli, secondo voi in questo momento, quindi già alla vigilia del match con la Real Sociedad e poi col Sassuolo, vedete più Politano o Lozano dopo le ultime partite, compresa quella di ieri? In questo momento non parliamo di chi poi dovrebbe sempre giocare, anche perché fortunatamente Gattuso ha abbondanza e potrà scegliere il meglio quando vorrà e quando lo riterrà opportuno. Ascoltiamo un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dal nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina, eccolo qui. Ciao Gianluca, buongiorno. Io pensieri miei lo vedo a Politano sulla destra, perché da un giro palla quando fa udire è capace, è che le crea. Lozano pure centrale, però sì, perché sposta destra e sinistra, cioè, ma Politano è che le crea, coppa a destra, ci sta bene. Ciao ragazzi. Devo dire che ieri l'azione di Politano in velocità e il pallone per Petagna per il 2-1 del Napoli è stata una delle cose più belle di quest'anno. E viste finora quest'anno davvero una splendida azione di Politano, che anche con l'Atalanta è stato il migliore in campo, quindi è in grandissima forma. Pasquale Tina, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio. E tu vedresti più, prima di entrare poi nel dettaglio delle notizie, più Politano o Lozano in questo momento a destra nello scacchiere di Gattuso? Ma guarda Gianluca, è difficile fare una scelta definitiva, cioè nel senso... No, definitiva, per la prossima partita ovviamente. Ma secondo me la prossima partita potrebbe giocarla Politano titolare. Lozano finora non si è mai fermato, mi è sembrato forse un po' meno brillante rispetto a qualche partita fa, quindi potrebbe giocarla Politano a San Sebastian, magari con Insigne dall'altro lato. Sono d'accordo con quello che dicevi, insomma l'impatto di Politano ieri alla partita è stato davvero molto molto importante, e lo ha dimostrato insomma confezionando insieme a Petagna il gol del 2-1, insomma l'azione sulla destra e poi il passaggio a Petagna, perché poteva anche eventualmente concludere, invece è stato bravo insomma ad alzare la testa e vedere il compagno, insomma denota secondo me un ottimo momento di forma dell'attaccante. Senti Pasquale, come sta Bakayoko? Guarda Gianluca, Bakayoko sarà verificato domani, perché insomma oggi il Napoli osserva un giorno di riposo, quindi da domani si riprendono gli allenamenti, però già da ieri sera c'era diciamo come dire meno preoccupazione, perché si è trattato di un taglio sopra il ginocchio. Il giocatore l'ho anche mostrato su Instagram, non so se hai avuto modo di vederlo, insomma questa ferita sopra al ginocchio, quindi frutto insomma di questa botta, di questo contrasto, credo una tacchettata, e quindi questo insomma evita problemi principali. È chiaro insomma che poi da domani Gattuso valuterà se fai di giocare la partita oppure se magari farlo riposare e preservarlo in vista della sfida di domenica col Sassuolo. Sì, è vero tutto questo, caro Pasquale. C'è anche chi ci chiede del ricorso in Corte Sportiva d'Appello. Il Napoli, ricordiamolo, ha subito fatto richiesta di ricorso, come se fosse una prenotazione. Poi ha chiesto la documentazione al giudice sportivo, dove c'era anche tutto il fascicolo della Procura Federale, per intenderci, che il Napoli si è studiato prima di inoltrare il ricorso alla Corte Sportiva d'Appello con tutti i motivi di questo ricorso, cosa che dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Sì Gianluca, se non è stato già fatto nel fine settimana, adesso cerchiamo di capire quando insomma, ma entro oggi insomma va presentato il ricorso alla Corte d'Appello Sportiva, poi vedremo quando ci sarà la data in cui sarà discusso. Si tratta di passaggi come dire formali, perché come avevi già detto il Napoli aveva già preannunciato il reclamo,
non appena c'è stata la sentenza del giudice sportivo, più che altro insomma bisognerebbe capire quando potrebbe esserci appunto l'udienza della Corte d'Appello Sportiva, in cui il Napoli proverà a ribaltare il verdetto in primo grado, che ha decretato il 3-0 a tavolino, il punto di penalizzazione. Ecco perché il Napoli ne ha 11 di punti in classifica e non 12, anche se di partite ne ha 24 su 4, cioè tutte quelle che ha disputato. E sappiamo insomma che il Napoli non si fermerà neanche davanti al secondo grado, qualora il verdetto fosse negativo, e sarebbe pronto insomma a portare la questione anche al collegio di garanzia del CONI, che è l'ultimo grado di giustizia sportiva. Poi ci sono TAR e Consiglio di Stato. Ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp, poi torniamo da Pasquale Tina ed altri ospiti. Sentiamo. Gianluca, buongiorno, sono Manuel. Beh, io non, a questo punto non mi piace la domanda, vedesti a questo punto più Politano o Lozano? Significa già mettere in discussione Lozano dopo una partita che comunque erano un po' tutti stanchi. Per giovedì. Quest'anno non ci sono titolarissimi. Ti dico la mia, infatti non è un sondaggio che si dovrebbe fare per i prossimi tre mesi, visto che ci sono ogni tre giorni le partite, quindi è normale che i giocatori cambiano. Mia è Lozano a destra. Grazie e forza Napoli. Quindi per te Lozano a destra con la Real Sociedad, per altri Politano a destra. Ecco, buongiorno, Politano più in palla, scrive questo amico. Lozano chiaramente, visto anche gli errori di ieri, più efficace nella zona sinistra. Antonio da Aversa, anche perché c'è qualcuno che ritiene che Lozano sia più efficace appunto a sinistra rispetto alla zona di destra, ma io credo che quello che diceva Manuel è corretto, cioè Napoli ha una grande rosa quest'anno, può cambiare, Gattuso ha tante soluzioni e quindi le utilizzerà tutte a seconda del momento e anche dell'avversario. In questo momento forse Politano sta un po' meglio di Lozano, poi in valore assoluto non lo sappiamo, probabilmente Lozano è preferibile in valore assoluto, ma in questo momento Politano certamente sta meglio rispetto a Lozano. Pasquale, sai chi ti faccio salutare dall'altro lato? No, il vice direttore di Repubblica Napoli, Giovanni Marino, che abbiamo il piacere di avere con noi. Ecco, era con noi. Giovanni, tornerà. Ah, Gianluca, fammi allora aggiungere che domani tornano ad allenarsi anche Zielinski ed Elmas. Ah, che bello. Dopo la negatività, il Napoli ha comunicato la negatività, insomma, di entrambi al Covid-19. Sono stati assenti un po', adesso ovviamente dovranno allenarsi, riprendere un po' la condizione, però rientrano in gruppo e di fatto sono già convocabili. Poi la scelta chiaramente spetta a Gattuso per tanti motivi, soprattutto quello della forma, però insomma il Napoli recupera due elementi molto importanti, perché Zielinski, oltre a essere, insomma, può giocare con Bakayoko, però può far rifiatare Mertens, che finora le ha giocate tutte. Certo. Mertens secondo me anche col Benevento insomma non è stato al 100%. Stesso discorso per Elmas, che ti può dare anche un cambio sull'esterno con Insigne, però lo stesso Gattuso ha detto che lo vede anche sotto punta, quindi sono insomma due giocatori che, avendo insomma partiti ogni tre giorni, ti danno insomma la possibilità di variare un po' davanti, che è importante, perché sono comunque ruoli in cui spendi tanto dal punto di vista dell'energia fisica e mentale. E allora Giovanni Marino, vice direttore di Repubblica Napoli, buongiorno Giovanni. Buongiorno cari amici e grazie per avermi chiamato. Grazie a te, perché insomma siamo a 4 giorni dal 60° compleanno di Diego Armando Maradona, che venerdì 30 ottobre 2020, quindi venerdì prossimo, compirà 60 anni. È nato il 30 ottobre del 1960. In questa settimana, diciamo così, di passione, vogliamo chiamarla così, dedicata a Diego Armando Maradona, la Repubblica Napoli ha dedicato al Pibe de Oro 2 volumi, uno è uscito oggi, il primo tempo, domani uscirà il secondo, in regalo con il quotidiano Maradona al 60°. Ecco, ho dato uno sguardo, ho letto alcuni stralci ovviamente di questo libro, che è corredato da fotografie e anche da una parte finale a fumetti, con i fumetti, i disegni di Ruggero e i testi di Marino. Sei tu, Giovanni, i testi sono i tuoi, no? Sono io. Sei tu, quindi complimenti. Io gioco all'olandese, come l'Olanda degli anni 70, tutto campo. Pasquale Tina ha scritto Il figlio ritrovato, insomma sono vari capitoli che legano un po' la storia di Diego Armando Maradona nei suoi anni napoletani, e non solo, nel bene e nel male. Allora Giovanni,
Questa mattina il libro è andato a ruba con il quotidiano, domani uscirà il secondo tempo, però volevo anche da te capire nuovamente di che libro si tratta e anche allora, qualche sì, anticipazione sì, sul testo di domani. Sì, sicuramente. Allora, va bene, il libro questa mattina, con grande ovviamente nostra soddisfazione, è anche sempre un pizzico di sorpresa, perché sono comunque tempi particolari, quindi colpisce sempre vedere che un'iniziativa editoriale va così bene, va così bene rapidamente. Sta andando molto bene, invito tutti i radioascoltatori ad andare in edicola adesso e a prendersi il libro e a prenotare quello di domani, per non rimanere a bocca asciutta, perché è una cosa che ci dispiace molto. Per esempio è già avvenuto in alcune parti della città e vabbè, insomma, c'è ancora tempo oggi per prendere questo primo libro. Allora, il primo libro racconta veramente tutto, racconta i segreti delle imprese sportive con dei racconti meravigliosi di Antonio Corvo e di Francesco Rasulo, c'è una parte letteraria con Stadio Aragone, una parte cittadina con Concita Sannino, ci sono tutti i segreti delle sue vicende giudiziarie. C'è anche Bassolino, anche Bassolino, ex governatore. C'è anche Antonio Bassolino che scrive, ci sono tutti i segreti delle sue vicende giudiziarie, devo dire alcune mai svelate prima, con degli aneddoti particolari, quello fa parte del mio racconto. C'è poi questa chicca che sta riscuotendo un grandissimo successo, lo dico perché sto ricevendo numerosi attestati, che è il graphic novel disegnato da Lorenzo Ruggero e colorato da Massimo Rocca su un testo mio. È veramente, diciamo, un volume imperdibile. Che peraltro devo Maradona, dire Maradona, ma non solo, mi permetto di dire, per chi ama Napoli. Ecco, guardi, in televisione cerco di mostrarlo anche a chi, eccolo qui, vedete? Ve lo mostro in TV, questo è il primo volume e devo dire che la parte finale, la città di Diego a fumetti, è in carta patinata, bellissima, davvero bellissima, soprattutto per chi ama i fumetti. E poi c'è Antonio Tricomi che scrive Una vita da film, c'è Rosanna Purchia che scrive Quel giorno al San Carlo, Antonio Bassolino Politicità del piede sinistro, Riccardo Monti L'ascensorista di Giacarta, Riccardo Monti è un imprenditore, insomma poi ci sono Marco Azzi, I sette ritorni del cittadino di Napoli, Pasquale Tina, lo abbiamo detto, Il figlio ritrovato, Il lato oscuro di Giovanni Marino, insomma ci sono tanti punti e tanti punti di vista legati a Diego Armando Maradona in questo primo tempo. Domani il secondo tempo. Volevo permettermi di dire che per gli amici sportivi che seguono la vostra trasmissione, le firme note sono sicuramente quelle di Marco Azzi e di Pasquale Tina, e i loro racconti sono particolari. E soprattutto quello che voglio dire, voi troverete delle cose inedite, cioè c'è poco di quello che tutto sapete, perché tanto lo sapete, e c'è molto di quello che avreste voluto sapere su Diego. Bene, allora tutto questo nel libro di poi oggi. Poi è gratis. È gratuito? È, con la assolutamente, Pasquale, è completamente gratis. Cioè chi va adesso, nella giornata di oggi e in quella di domani, quella di oggi per questo, in quella di domani per il secondo libro, che è un'altra chicca del quale non voglio svelare nulla perché è veramente molto particolare, troverà, basta che compra una copia di Repubblica e avrà il suo libro gratis. E fate una cosa, prenotateli come ho fatto io anche questa mattina dall'edicolante di fiducia, in modo che domani per chi ancora non ha il primo libro vada adesso in edicola. Grazie a Giovanni Marino per essere stato con noi e complimenti. Grazie per questo splendido, a voi e complimenti, siete bravissimi. Anche di grande qualità, non soltanto di grandi contenuti, anche di grande qualità, davvero, questo testo regalato alla Repubblica. Grazie a Giovanni Marino, vice direttore della Repubblica Napoli, e grazie a Pasquale Tina. Pasquale, buon pomeriggio, ci sentiamo stasera. Ciao Gianluca, ciao, a dopo. Grazie. Ciao. Voliamo in pubblicità, tra poco andremo anche in Spagna per capire come sta la Real Sociedad, prima in classifica in Liga, Marte Spotlight. Marte Spotlight. Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni al microfono per Marte Spotlight. Voce ai protagonisti, salutiamo Mario Palligiano che torna a casa e diamo il benvenuto a Luciano De Santis in regia. Antonio D'Aversa scrive buongiorno, Politano più in palla, Lozano chiaramente, visto anche gli errori di ieri, più efficace nella zona sinistra. Buona giornata, bisogna restare con i piedi sul suolo, salutoni Riccio Cipriano. Insigne deve giocare per la squadra, riposarsi, deve giocare il giusto. Ieri bellissimo, da libro cuore davvero, l'1-2 dei fratelli Insigne, il gol di Roberto col Benevento.
momento, Roberto, che è cresciuto nel Napoli, tra le altre cose, è il pareggio del fratello Lorenzo. La Juve, scrive Rosario da Pozzuoli, vincerà lo scudetto a pari punti, ma lo vincerà per differenza reti con un più 3. Ascoltiamo un messaggio vocale WhatsApp, eccolo qui, Ciao Gianluca, buongiorno. Allora, per me in assoluto Lozano, però in questo momento forse Politano ci ha guardato qualche cosa in più. Ecco, e allora ci siamo, ci troviamo da questo punto di vista. Salutiamo anche Costantino da Cesa, provincia di Caserta. Vorrebbe vedere Demme e Lobotka in una coppia del 4-2-3-1. Il Napoli ha fatto tanto per, e Gattuso ha fatto tanto per chiedere un giocatore come Bakayoko, che evidentemente è strettamente necessario in quella zona del campo. Ci colleghiamo adesso con insomma un grande operatore di calcio di livello internazionale, tra le altre cose però è anche un ex esterno sinistro del Napoli, Vittorio Tosto. Buongiorno Vittorio. Buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno. Beh, insomma, Napoli visto ieri, volendo entrare proprio nel dettaglio, è un po' il Napoli visto a Parma, cioè un Napoli che ha risolto la partita con i cambi nel secondo tempo. Sì, uguale, anche perché in vantaggio in entrambe le situazioni. A Parma è entrato la punta centrale Osimhen, ieri è entrato Petagna, due centravanti, guarda caso due nuovi acquisti del Napoli, a questo punto bisogna dire azzeccatissimi, che hanno portato insomma un cambiamento del risultato durante la partita, insomma, con il subentro in corsa partendo dalla panchina. Vittorio, una curiosità, perché Zielinski ed Elmas tornano ad allenarsi domani, nel frattempo tra poco ci collegheremo con Antonio Moschella, che è già dalla Spagna, già collegato con noi. Antonio, buongiorno. Ciao Gianluca. Buongiorno. C'è Vittorio Tosto dall'altro lato, che ti faccio salutare. Saluto, sì, mi ricordo ancora un suo gol con la Fiorentina all'ultimo momento in Serie B, ecco. 2-2. Grazie. Grazie, grande saluto. Conoscitore di calcio internazionale, soprattutto calcio dell'est, non solo calcio dell'est ma soprattutto. Zielinski ed Elmas ritornano domani ad allenarsi con la squadra dopo 21 giorni di positività al Covid. Ora voglio capire, Zielinski per esempio potrebbe giocare secondo Vittorio Tosto nella zona in cui gioca adesso Mertens, cioè alle spalle di Osimhen nel 4-2-3-1? Sì, assolutamente sì, anche perché è un giocatore che ha grandissima qualità, è bravo ad andarsi a cercare le posizioni migliori tra le linee, è uno che insomma ha la capacità di sia destro che sinistro, ha la capacità di trovare sempre la giocata, è sempre posizionato con il piede giusto, ha una facilità insomma di girarsi come pochi, ha qualità, tiro, ha la giocata filtrante, ha il gol, quindi può giocare Zielinski, può giocare esterno a sinistra, può giocare esterno a destra, può giocare trequartista, può giocare davanti alla difesa, può fare la mezzana, può fare la seconda punta. Zielinski ha delle caratteristiche uniche, ha una duttilità importante che lo puoi mettere sinceramente ovunque. Parliamo anche del prossimo avversario del Napoli, la Real Sociedad, che è prima in classifica in Liga con 14 punti, ne ha uno in più del Real Madrid e ben, pensate, 7 in più del Barcellona, e quindi è una squadra che in questo momento è in forma. Vorrei capire da Antonio Moschella, che vive e lavora in Spagna ormai da anni e segue il campionato spagnolo, la Liga, da anni, come sta questa squadra? Cioè, è un fenomeno strutturale o un fenomeno del momento la Real Sociedad? No, in realtà è un fenomeno strutturale, perché già prima del lockdown a marzo, la quarta in campionato, direttamente dietro subito dopo le tre grandi, no? Quindi Barcellona, Real Madrid e Atletico. È una squadra che gioca molto bene per la terra, e quando è andato via Odegaard, che era il giocatore più forte che avevano, che è andato al Real Madrid, se non vado errato, esatto, è tornato al Madrid dove era venuto in prestito, hanno preso un certo David Silva, stiamo parlando secondo me del giocatore dopo Iniesta il più forte spagnolo degli ultimi 10 anni, se non 15, quindi parliamo di una squadra che fa del palleggio il credo tattico principale e che ha fatto 14 reti in 7 partite in Liga, è il miglior attacco. Non è assolutamente un fenomeno passeggero e ovviamente è una squadra molto tosta, però credo che paradossalmente per come gioca il Napoli, soprattutto questo di quest'anno di Gattuso, è più consona diciamo al gioco del Napoli e non si chiude, non si arroccherà in difesa.
Ecco, leggo che i primi due marcatori insieme ad Ansu Fati del Barcellona sono Yarzabal e Portu, tutti e due con quattro reti della Real Sociedad, quindi è una squadra che segna molto, è prima in classifica. Insomma, il Napoli fino a che punto deve preoccuparsi, Vittorio Tosto, della partita di giovedì sera a San Sebastian in Spagna, perché già diventa decisiva dopo la sconfitta interna con gli olandesi della Z di giovedì scorso? Perché naturalmente avendo perso in casa diventa insomma complicato non riuscire a fare comunque un risultato positivo, perché l'Europa League secondo me è un obiettivo alla portata del Napoli quest'anno, perché insomma avendo la forza di avere una panchina anche forte, perché oggi il Napoli non è più strutturato su 13-14 giocatori, ma il Napoli comincia ad avere due squadre completamente forti, quindi l'Europa League diventa secondo me una alla portata, ripeto, perché ha la forza per sopperire ai doppi turni settimanali, quindi avendo diciamo commesso un passo falso che ci sta in questa fase, no? Ci sta, e avendolo commesso già subito, quindi ti sei bruciato già un giorno, quindi è evidente, essendo una competizione talmente corta, un altro giorno non lo puoi sprecare, quindi secondo me è la partita che in questo momento realmente fa capire quanta forza ha Napoli, perché devi andare lì e devi andare a vincere e ribaltare una situazione che oggi è svantaggiosa a livello di classifica, quindi devi andare a vincere in un campo difficilissimo contro una squadra forte sotto tutti i punti di vista, fisica, caratteriale, una squadra che al di là che non ci sarà il pubblico, ma comunque è un ambiente ostico che può mettere veramente, certo, fa capire ancora di più la reale forza del Napoli. A proposito di spettatori e ambiente, in Spagna, allora in Italia da oggi non ci sarà più la possibilità di avere i 1000 spettatori negli stadi, negli impianti sportivi con il nuovo DPCM, come sapete. In Spagna qual è la situazione? Perché poi diceva bene Vittorio Tosto, al di là della presenza o meno di una parte di tifosi o di un po' di tifosi, l'ambiente a San Sebastian nei Paesi Baschi è sempre ostico per le squadre avversarie. Antonio? Sì, Gianluca, sì, in realtà la partita di giovedì dipende dalla UEFA, quindi se la UEFA dà il via libera potrebbero esserci anche 5.000 spettatori. E cosa è successo negli altri campi spagnoli in cui si è giocata Europa League o Champions nella settimana scorsa? C'erano? La settimana scorsa non c'erano, però potrebbe essere appunto il governo, visto che sono governi fondamentalmente autonomi, potrebbero esserci delle disposizioni. Però l'UEFA non ha dato la settimana scorsa il via all'ingresso dei tifosi. No. Ok, perfetto. Ancora dico, adesso non si sa ancora bene, però loro puntano ovviamente a far entrare anche se pochi tifosi, anche perché va detto che loro da un anno a questa parte hanno rinnovato lo stadio, hanno fatto quello che dovrebbe fare fondamentalmente il San Paolo, cioè abbattere la pista d'atletica e avvicinare tutti gli spalti per avere il tifo molto molto più vicino. In realtà prima era diciamo la critica grande al tifo della Real Sociedad era proprio quella, era che lo stadio era molto, gli spalti erano molto lontani dal campo e soprattutto i tifosi dell'Atletico di Bilbao e diciamo prendevano un po' in giro i tifosi della Real per proprio la loro distanza, la loro come dire freddezza al momento di tifare. Bisognerà vedere appunto se giovedì ci sarà un'eventuale deroga. È chiaro che però il fattore campo in questi casi può essere diverso, però credo che di base la Real Sociedad farà la sua partita, non si guiderà, e questo, ripeto, secondo me paradossalmente può aiutare molto il Napoli, perché la Real Sociedad giocherà a viso aperto e lascerà sicuramente degli spazi che sono fondamentali soprattutto come per Osimhen, Lozano e anche per Mertens. Una curiosità, Vittorio Tosto, prima di lasciarlo, Vittorio, nei primi 5 campionati europei ci sono 3 squadre tra le prime 4 più prolifiche che hanno segnato dunque il maggior numero di gol nei rispettivi campionati, perché il Bayern di Monaco è primo, seguono Sassuolo, Napoli ed Atalanta, e poi via via tutte le altre, ci sono il Real Madrid, c'è il Tottenham, eccetera eccetera.
vorrei capire che significa, sta cambiando qualcosa nel calcio italiano, le difese sono più scarse, non c'è più il fattore campo, non lo so, i cinque cambi hanno modificato qualcosa e hanno consentito alle squadre di fare più gol, oppure ci sono allenatori che giocano un calcio più spregiudicato, che succede in Italia? Allora, questa domanda qua mi dovresti concedere almeno 2 ore di tempo per poterti rispondere. E naturalmente cerco di sintetizzare. Intanto ti dico che è già da 10 anni che c'è stata un'evoluzione, quindi il cambiamento è avvenuto già 10 anni fa, è avvenuto graduale, ma è partito praticamente con il voler seguire colui che ha cambiato il calcio negli ultimi 20 anni. Porta un nome e un cognome. Arrigo Sacchi? Si chiama Pep Guardiola. Ah, Guardiola. Perché ho detto gli ultimi, diciamo, 10 anni, se no ti avrei detto 30. Sì, sì. Perché? Perché Guardiola è stato quello che ha voluto introdurre il difensore che sappia giocare, in questo caso in porta, che sappia giocare e impostare. Quindi tu, non volendo sempre partire dal basso, quella è una chiave di lettura che ti porta naturalmente a commettere degli errori, e tutte le volte che sbagli prendi gol. La seconda è che poi principalmente i difensori si occupano principalmente della linea, del marcare l'uomo nella propria zona, ma non fai più in tempo perché hai troppe cose a cui pensare. Oggi il difensore ragiona troppo sotto punto di vista, ma ha perso di vista l'attenzione principale. Poi, arrivando ai giorni nostri, in Italia la mancanza di saper marcare in una determinata maniera parte perché noi siamo indietro rispetto ai concetti dell'Europa nel voler sapere giocare con palla a tre piedi, nonostante tutti impostano dal basso. In Italia è scoppiata, diciamo, questa evoluzione, perché secondo me l'attenzione che ti dà anche il pubblico, il mormorio del pubblico, il vocio del pubblico ti richiama sempre più all'attenzione. Quando ti scappa un attaccante, quando vedono un giocatore libero in area, il pubblico comunque aveva, perché ha il pubblico, dovete capire, che ha una capacità di ricamare l'attenzione con un urlo, con tutti insieme, in una frazione di secondo. Quindi dal campo sta venendo a mancare quel mormorio, quel vocio, quell'urlare, quel richiamo all'attenzione. I difensori si stanno semplicemente distraendo un pochettino di più. Insomma, per farla breve, in tutti questi complessi e in tutta questa trasformazione il calcio sta diventando spettacolare, ma secondo me non è casuale, ma è una conseguenza di tante situazioni. Bene, ne parleremo ancora con Vittorio Tosto, ovviamente, magari anche non per 2 ore, ma per una mezz'oretta in futuro. Grazie Vittorio per essere stato con noi. Grazie a voi, buon lavoro a tutti. E grazie dalla Spagna ad Antonio Moschella, che ha contribuito su France Football. Mercoledì uscirà uno speciale per i 60 anni di Diego Armando Maradona con una bella intervista. Vi ha contribuito tra gli altri anche Antonio Moschella, a cui facciamo i complimenti. Aspettiamo questo articolo, magari per parlarne giovedì. D'accordo? Va bene Gianluca, grazie a voi. Grazie, a grazie ad Antonio Moschella. Voliamo in pubblicità, tra poco parleremo dei fratelli Insigne e non solo, ovviamente. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Rieccoci in studio, Gianluca Gifuni per Marte Spotlight del pomeriggio. Ascoltiamo un messaggio vocale WhatsApp prima dei prossimi ospiti, eccoli qui. Gianluca, buongiorno. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Marte. Buongiorno. Ma perché se Lozano lo mettiamo a sinistra e ora che Mertens non è in forma e mettiamo Insigne dietro Osimhen e Politano a destra, come la vedi tu? Un bacio a tutti da Francesco. E io Insigne non lo toccherei da sinistra, però insomma possiamo anche suggerirlo a Gattuso. Scherziamo, bisogna vedere che ne pensa Gattuso, sentiamone un altro. Sono Gigi e i Teddy. Per quanto riguarda il ballottaggio, io penso che si possono alternare tranquillamente. Penso che Lozano era solamente un poco stanco. In Europa lì può giocare sicuramente Politano. Bene, salutiamo DJ Daddy, ne ascoltiamo un altro di messaggio. Allora, fammi allora aggiungere che domani torna. Ciao Gianluca, beh, sul fattore giovedì Politano-Lozano, forse
Farei giocare Politano e anche Petagna con Osimhen. Farei riposare Lozano e Mertens. Bene, giovedì, questa è un'altra soluzione indicata dal nostro amico. Oggi ci siamo dati alla panchina, stiamo diventando tutti allenatori, ovviamente giochiamo, però su Politano Lozano, per quello visto nelle ultime partite, nell'ultima partita soprattutto ieri, una riflessione in relazione alla partita di giovedì va fatta per con il rientro di Insigne a sinistra, per chi deve giocare a destra. Però adesso ci colleghiamo con l'amministratore, uno degli amministratori di ipodromi napoletani, Luca D'Angelo, per un bilancio del Gran Premio Lotteria di Agnano 2020 che si è tenuto ieri all'ippodromo di Agnano. Buongiorno D'Angelo. Salve, buongiorno a tutti. Ha vinto un cavallo napoletano, un indigeno, Zakon Joe, guidato da Roberto Vecchione, è riuscito a battere FaceTime Bourbon. La lotta, la sfida era tra questi due cavalli, insomma, anche la vigilia, no? Sì, è stata una giornata memorabile per tutti gli appassionati di trotto campani, italiani, perché era una corsa attesissima, la più bella e la più attesa diciamo da quando Vavenna ha smesso di calcare le piste. E Zakon Joe, che è un nipotino di Varenne, tra l'altro il cavallo che è anche testimonial di Telethon, e una parte delle somme che ha vinto ieri verranno destinate in beneficenza per la ricerca. Diciamo, Zakon Joe ha sconfitto quello che è ritenuto unanimemente dai tecnici il cavallo più forte del mondo, che è FaceTime Bourbon, che era praticamente considerato imbattibile, e lo ha battuto per la seconda volta. È un po' la bestia nera di FaceTime Bourbon, Zakon Joe. Due volte che questo grande campione è venuto in Italia a correre, due volte è stato sconfitto da Zakon Joe. Quindi questo cavallo, nipotino di Varenne, perché il padre di Zakon Joe è un figlio di Varenne, sta ricalcando in piccola parte le orme del padre, e quindi è stata veramente una soddisfazione grandissima per tutti gli appassionati. Devo dire che Zakon Joe ha anche eguagliato il record della Gran Premio Lotteria, che era del 2017, 1 minuto 10 secondi e 5 decimi di secondo il tempo impiegato nella finale. Detto questo, Luca D'Angelo, amministratore di ippodromi napoletani, un bilancio partenopei, scusa, partenopei, giusto, è quasi lo stesso, però la differenza concettuale non c'è, la differenza no. Però formale, la sostanziale, siamo lì. 1000 spettatori c'erano ieri, tutti a tifare ovviamente per Zakon Joe, però un bilancio complessivo di questa diciamo così di questo Gran Premio Lotteria, che è arrivato in un mese diverso dai soliti, si tiene a maggio di solito, ovviamente per causa Covid è stato rinviato ad ottobre. Qual è il bilancio? Ma il bilancio è sicuramente positivo per quello che è stato appunto l'evento agonistico e la grande corsa che rimarrà nella storia, nella memoria degli appassionati. Ovviamente purtroppo è capitata in un anno tragico come questo, insomma è un po' come se quest'anno il Napoli per gli appassionati di Ippica, è come se il Napoli invece avesse vinto la Champions battendo in finale il Real Madrid. Questo è un po' il paragone che si può fare, però purtroppo anziché davanti a un San Paolo pieno e esultante, è stato fatto insomma davanti a pochi appassionati. È vero, in bocca al lupo ovviamente per il prossimo Gran Premio Lotteria, che seguiremo come sempre. Grazie a Luca D'Angelo, uno degli amministratori di ippodromi partenopei, grazie e complimenti. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie a Luca D'Angelo. Torniamo a Benevento Napoli, al calcio, alla classifica, al campionato di Serie A. Lo facciamo con un grande operatore di calcio, agente di calciatori, Antonio Ottaiano. Antonio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Beh, non possiamo cominciare con questo elemento molto passionale e anche diciamo così, che resterà certamente negli annali, del gol dei fratelli Insigne ieri in Benevento Napoli. Non succedeva che due fratelli si affrontassero e segnassero in due squadre diverse dal 1949. Sono passati 71 anni e i fratelli Insigne ieri lo hanno fatto. È stato un momento molto particolare e molto bello. Sì, la statistica dimostra la rarità di un evento del genere. È chiaro che situazioni di questo tipo sono difficili, si verificano difficilmente nel corso del tempo, perché è difficile trovare componenti della stessa famiglia entrambi in Serie A, stessa partita, con la casualità di fare entrambi gol.
ieri è successo, vorrà dire che nelle statistiche aggiorneremo le statistiche, prossima volta sarà tra 71 anni la partita di ieri come riferimento statistico. È vero. Beh, caro, chissà se ci saremo quando accadrà di nuovo, ovviamente, visto che succede ogni 70 anni circa, caro Antonio. Sarà un po' dura, sarà un po', ci proveremo, ma sarà un po' sì, ce la metteremo tutta, diciamo. Ecco, questo è. Antonio, invece voglio capire, questo Napoli e Sassuolo secondo in classifica dietro il Milan, cambia la gerarchia della classifica secondo te o è troppo presto per dirlo? E oltre a questo ti chiedo, cambia anche proprio il modo di fare calcio? Si segna molto di più nel campionato italiano e Napoli e Sassuolo sono tra le squadre insieme all'Atalanta che hanno più gol all'attivo. Sì, indubbiamente la questione del segnare di più è una nota che sta rimarcando un po' questo inizio di stagione. C'è un po' un rinnovo, no? Dal punto di vista del modo di approcciare le gare, ci sono sempre più tecnici giovani che propendono per privilegiare un po' la fase offensiva, vi è una maggiore ricerca del gioco, no? Basta ascoltare Inzaghi, no? Che certo, dovrebbe essere uno degli allenatori con una squadra che probabilmente dovrebbe tendere a non far gioco per distruggere, o perlomeno nella logica di qualche anno fa c'era il tentativo di pensare a distruggere il gioco dell'avversario, invece lui fa un discorso molto coerente, dice se io mi chiudo e provo solo a distruggere, prima o poi il gol lo prendo, anche perché in tutto questo sono cambiate un po' le regole, i cinque cambi, il fattore campo che non c'è più. Anche forse non c'è fattore campo, quindi ci sono tutta una serie di componenti che indubbiamente hanno in parte determinato questo, diciamo, segnare in più, però credo che su tutti è il modo di approcciare alle gare. Tu difficilmente oggi trovi la squadra che fa catenaccio come vecchia maniera, come si intendeva il catenaccio, tendono sempre più a provare a giocarsi la gara, è ovvio con una copertura diversa, però sono molto più propositive anche le squadre ritenute inferiori, per questo probabilmente si fanno più gol. L'ultima, Carmine, ci dai là per tornare su Politano Lozano. Ciao Gianluca, voglio far notare che Lozano le prime partite le ha giocate benissimo a destra, sì, soprattutto con il Genoa, però adesso rientra Insigne, va a sinistra, Mertens gioca alle spalle di Osimhen, a destra si devono alternare Politano e Lozano, almeno sulla carta, poi vedremo quali saranno le soluzioni scelte da Gattuso. In questo momento, anche dopo la partita di ieri, per il match a San Sebastian in Spagna di Europa League di giovedì, meglio Politano o Lozano a destra secondo te, Antonio? Io propenderei per Lozano, essendo una partita internazionale con una squadra internazionale, io propenderei per Lozano, anche se devo dire la verità, Politano mi sta sorprendendo in modo favorevole. Lo vedo fare la fase difensiva in modo come non, per me inaspettato, credevo non riuscisse a reggere una fase, vedi la gara con l'Atalanta, certo. Però io la gara in Spagna me la giocherei con Lozano, però è chiaro, lascia il tempo che trova, è un'idea molto personale che probabilmente ha poche motivazioni concrete, no? O può essere smentita immediatamente sia da Gattuso sia poi dai fatti. Bene, però ripeto, essendo una gara internazionale io propendo per Lozano. Mi sembra il concetto espresso anche motivato in maniera corretta. Grazie ad Antonio Ottaiano per grazie essere stato a voi, buon pomeriggio. Grazie, buon pomeriggio ad Antonio Ottaiano. Arrivano tanti messaggi, non riusciamo a leggerli, li leggeremo questa sera a partire dalle 19 perché cominceremo mezz'ora prima oggi e sino alle 21 con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Siamo in chiusura adesso, Gaetano Gaudiero, i suoi zii, i suoi parenti, tutti qui in studio, saluto Luciano De Santis, lo ringrazio insieme a Mario Palligiano per aver curato la regia, grazie a tutti voi per la cortese attenzione, da Gianluca Gifuni e dallo Sport è tutto, buon pomeriggio. Marte Sport Live. Napoli. Radio Marte, gli Stati Uniti della Campania.